He's ain't got no eyes. He can't enter the spirit land. Has to wander forever between the winds. You get it, Reverend. Come on, blanket head. È ormai scomparsa la moralità semplice del buono e del cattivo che regnava nei primi tempi. Sono scomparsi anche i valori tradizionali dell'esperto ufficiale di cavalleria. Ora guardate l'Ethan Edwards di Sentieri Selvaggi. Lo stesso attore, John Wayne. Lo stesso sfondo, Monument Valley. Lo stesso regista, John Ford. Ma un personaggio differente, con diversi atteggiamenti e conflitti. Quasi un paese diverso. Ethan Edwards è a caccia di sua nipote, rapita e cresciuta dagli indiani dopo il massacro dei suoi genitori, perché ritiene che sia stata sporcata. La vita fra i Comanches, dice, non è vita. Ethan Edwards in realtà è il personaggio più inquietante di tutto il film. Dopo anni di ricerche finalmente trova Natalie Wood e non si sa se intenda ucciderla o salvarla. Let's go home, Debbie. This is no happy ending. Tuttavia non c'è lieto fine. There is no home, no non c'è una casa, non c'è una famiglia ad attendere Ethan. Ormai è condannato, così come ha condannato il Comanche morto. He is a drifter, destinato a vagare tra i venti. Il film western spesso lasciano spazio ad un dramma psicologico complesso, addirittura freudiano. Nel film di Anthony Mann, Le Furie, il grande proprietario di bestiame vuole che la figlia ribelle lo supplichi di risparmiare la vita del suo amante. Mentre John Ford alludeva al lato oscuro, Anthony Mann lo approfondiva. L'orgoglioso messicano decide di morire piuttosto che permettere alla sua donna di umiliarsi. Le Furie avrebbe potuto essere una tragedia greca. La drammatica storia scritta da Niven Bush, autore anche di Duello al sole, in realtà si ispirava ad un romanzo di Dostoevsky, L'idiota. The kiss of a good friend. Till our eyes next meet. Till then. Tears a body to see someone you love hurt, doesn't it? Do you want me to beg? Do you want me on my knees to you for his life? I'd hang him anyway. That's what he said. He did, eh? He always was smart. But you're not. You're old and you're getting foolish and you've made a mistake. It's me you should have hung. Because now I hate you in the way I didn't know a human could hate. Take a good long look at me, T.C. You won't see me again until the day I take your world away from you. Juanito. Juanito! Juanito! Il mito della frontiera, di una terra in costante espansione, ha generato avidità, megalomania, violenza sadica. Gli eroi meditabondi di Anthony Mann non sono dei santi. Sono ossessionati dalla vendetta, una fissazione che li consumerà e li porterà alla distruzione. Anche James Stewart, l'eroe tutto americano delle favole di Frank Capra, soccombe a un attacco di violenza selvaggia. Nello sperone nudo lo vediamo issare il cadavere della sua preda. È diventato un cacciatore di taglie per poter ricomprare il ranch che gli era stato portato via mentre combatteva nella guerra civile. They're dead, finished! He'll never be dead for you! I don't
care anything about that. The money, that's all I care about. That's all I've ever cared about. Roy, he called the turn. He said, face up to it. All right, that's what I'm doing. That's what I'm doing. Maybe I don't fit your ideas of me, but that's the way I am. Jeff! Hey, Hank! You all drop your guns and come on down. Bud Bettiker analizzava i tratti essenziali di un genere. Il suo stile era semplice come i suoi impassibili personaggi. Apparentemente semplice. Gli archetipi di un genere venivano distillati fino a rasentare l'astrazione. Le corride erano state la prima vocazione di Bettiker. Il gioco delle passioni umane primarie era il suo forte. What did you do with Hank? Who's he? The station man here. He's over yonder in the well. And the boy? He's with him. Nei sette western girati con Randall Scott, Bettiker privilegiava i personaggi rispetto all'azione. Look, you let us go and we'll never breathe a word about this. I know you won't. You go along with what he said about what's happened here? If I said yes, you wouldn't believe me. Yeah, it's dumb even talking about it. Ogni avventura è come una partita poker. Le mosse complesse dei giocatori sono più importanti dell'ovvio scopo finale. I think so. You scared? Yeah. Well, you're honest about it, I say that for you. Ouch! Pour yourself a cup of coffee. Nel gioco di potere, l'eroe e il cattivo sono due figure complementari. Hanno in comune la solitudine, i sogni e il codice morale. Have a seat. Over there. In qualche modo il gentiluomo e il fuorilegge sono affascinati l'uno dall'altro. Have a wife up on your place, Brandon? No. Should have. Ain't right for a man to be alone. They say that. Well, I ought to know. You cook good coffee, Brennan. Talk. What about? Your place. What's it like? It's not much, not yet, anyway. You got stock on it? Some. Work the ground? I plan to. Yeah. I'm gonna have me a place someday. I thought about it. I thought about it a lot. You figure you'll get it this way? Well, sometimes you don't have a choice. Don't you? Now look, Brendan. Frank! Per decenni i film western hanno arricchito la realtà del West per renderla più interessante. Ma a metà degli anni 50 molti film misero in questione il mito perpetuato da Hollywood. Arthur Penn, ad esempio, presentò Billy the Kid come un giovane delinquente in cerca di una figura paterna. Mettendo un giornalista a seguire l'intera carriera del giovane criminale, Penn suggeriva quanto la storia fosse distorta fin dall'inizio. State your name. Garrett. Huh? How's that? Garrett! Pat Garrett! Little case of the quick jump. Somebody gonna get his head clipped off. Paul Newman interpretava Billy the Kid come un antieroe alla ricerca della propria morte. So now you help me. We don't want you. Non uno spietato assassino o un cordiale criminale. Billy era solo un ribelle senza causa. La rabbia e la confusione sono dovuti più a un malessere adolescenziale che iniziava a manifestarsi negli anni 50 che alla realtà del vecchio West. Billy?